Oh shit! Damn! What the fuck? Oh shit! Maestro, regia. Dopo anni di assenza sul mercato e in strada, la casa Kawasaki EV Industry lancia di nuovo sul mercato la nuova La produzione di questo modello si bloccò nel 2020 a causa della stringente normativa Euro 5. Così, dopo 2-3 anni, una serie di modifiche al rapporto peso-potenza, viene introdotta la nuova versione Euro 5 Plus. Per rispettare questa nuova normativa, la perla verde perde qualche cavallo, acquista qualche chilo in più, come io dopo il cenone di Pasqua e di Natale. Per fortuna che sono fidanzato e la mia ragazza mi accetta così come sono, quindi anche noi possiamo accettare questo nuovo restyling. Il nuovo modello, con un motore da gara e un telaio per uso stradale, sprigiona 124 cavalli a 13.000 rpm e con un peso in ordine di marcia di 198 kg. Come ti sento, no? È proprio che stai reppando. Fratello, adesso parlo così, come i doppiatori di T-Max. Il modello 2024 ha subito una serie di modifiche, andiamo a vederle in questo ordine. Colorazione e livrea, look, ciclistica, motore, interfaccia, la colorazione. Per quanto riguarda la colorazione abbiamo due scelte, la livrea lime green e la livrea dedicata al 40° anniversario. Intrecciando le rifiniture laterali con quelle anteriori e con una verniciatura a più strati si è ottenuto un effetto 3D che lascia i passanti con la bocca sbalancata. Ciao Tato! Mi sento un pelo steroato. Ciao. Oh, mi sta ancora fissando. Via, via, via. Basta, traffico, basta. Oh. È nuova! E con loro forse è meglio non scherzare. Madonna, sono allergico alla polizia locale. Ciao Tato. Piccola maranza. Tutto molto bello, il nero che si contrappone al verde, le linee sinuose. Ma secondo voi questi adesivi quanto dureranno? Io ho la moto da 2-3 mesi e uno si sta già staccando. Posso capire che non è una moto italiana, quindi le attenzioni maniacali alla livrea e allo stile non sono il punto chiave degli ingegneri e dei designer, ma io avrei messo sotto vernice trasparente questi adesivi. Il look. Per quanto riguarda il look, il muso diventa più aggressivo grazie alle prese d'aria laterali, le quali servono a tenere la moto stabile in curva e ad evitare di ritrovarsi su una ruota dopo ogni apertura di gas. Ah, non ho più l'età. Effettivamente non capisco il senso di una ruota anteriore su questo modello. Il volto da Bad Girl è completato dai proiettori LED di nuova generazione disegnati per conferire alla ZX6R un look ancora più minaccioso. Per lo stesso motivo, il cupolino di dimensioni ridotte, oltre ad offrire aerodinamicità zero, presenta due fori ai lati opposti. A mio avviso sono brutti da vedere, inoltre sono una via d'accesso per gli insetti che vanno a schiacciarsi contro il TFT e il serbatoio, quindi risulta difficoltoso mantenere pulita la moto. Sono un biker, non sono una lavandaia. È proprio una stronzata. La ciclistica. Per quanto riguarda la ciclistica, essa prevede un ammortizzatore posteriore con regolazione idraulica. Pezzerei una lancia in favore di casa Kawasaki, visto che l'ha fatto in palette con il resto della moto. Sembra una sciocchezza, ma spezza la continuità del colore nero. Non lo so, in prossima posizione metterò spezza. Sembra una sciocchezza, perché da sciocchezza mi rimane in bocca la I. Mentre all'anteriore troviamo due forcelle Showa, anche loro completamente regolabili, in velocità di ritorno a fondamento e precarico. Il motore. Il cuore pulsante della moto è rappresentato dal motore, un bambino da 686 cm3, 4 cilindri, raffreddato a liquido. Kawasaki ha deciso di fare un motore con una cubatura leggermente superiore rispetto ai classici 4 cilindri tradizionali. L'aggiunta di questi 36cc garantiscono alla moto una coppia maggiore ai bassi e ai medi, e la rendono più sfruttabile anche in strada. Questa moto è stata pensata, ideata e progettata per correre in pista, per far girare i contagini fino alla zona di non ritorno, per far correre i cavalli e pennellare le curve.
ma con una serie di controlli di ultima generazione e un pizzico di bravura si riesce a dominare anche nel traffico urbano. Io vi giuro che non ho mai visto un motore così lineare, pensate che questa moto potrebbe stare in terza ai 15-20 km/h senza scalciare. Voglio vedere quanto comincia a scalciare. Oh, ma sono ai 12 e non scalcia! In terza! Lampa rotta! Ma come cazzo è possibile? Interfaccia. Il controllo della trazione, la gestione dei freni, il selettore di potenza e i quick shifter sono integrati nella strumentazione TFT a colori con una serie di nuove funzionalità, tra cui la connettività smartphone e le modalità di guida integrate, ovvero sportiva, strada, wet, pilota, ovvero manuale, le quali consentono di selezionare facilmente il livello di trazione e selezionare la potenza più adatta alle condizioni di guida in ogni momento. Stiamo andando sul Lagastrello a provare la Verdona sbloccata perché abbiamo fatto il tagliando, siamo a 1500 km, quindi direi che è arrivata l'ora di testarla per bene, così vi posso dare un mio feedback e passare alla parte croccante. Grandissimo! Si vede che è un biker. Purtroppo era con la fidanzata, quindi non potevo uscire in moto. Rip a tutti i biker fidanzati. Anch'io sono fidanzato e forse non dovrei paccare la mia ragazza per uscire con i miei amici, ma questi sono dettagli. Ecco, cosa vuol dire davvero una super sportiva? Gli specchietti sono inesistenti. È facile, tu col mille, brutto porco! Che povero sei dietro, ti sta dietro! Che orgasmo, raga, sto da Dio, anch'io voglio uno scarico così. Peccato che SC Project, MIV, Spark, nessuno sta lanciando scarichi per questa moto. E quindi io sono costretto ad andare in giro con sto trabicolo qui. È lo scarico, che so che magari non si è visto. E raga, siamo ad aprile, la moto è stata lanciata a dicembre. Come cazzo è possibile? Datemi uno scarico, prendetevi i miei soldi, figa! Madonna come urla! Madonna! Incazzata la ninja, incazzata, non la uso da una settimana. Ci credo che ha voglia di essere scannata. Porco Dias! Non cagato un po' sotto, non ho messo! Porca madonna, quante marce devo scalare? Voi non siete vigili? Ah, buongiorno! Scrappa! Scrappa il 3! Porco 2! Porco 2! Guarda, ci stanno ancora guardando! Nel chill! Via! Tranquillo! E voi, scusate, ma lì c'è il marciapiede, perché dovete stare in mezzo alle valle, eh? E la MT-09 è una moto comoda, facile da guidare. Per guidare la Zetina, la ninjona, bisogna usare la testa, il fisico, ci vuole un po' di tecnica. Io non sono pronto, ecco, la MT-09 andava alla cazzo di cane e ne faceva tutto. Ah, carina questa mossa, ti ringrazio. Questa moto la devi usare col corpo, non con l'acceleratore e il freno. Porco che non sei altro, hai voluto la super sportiva, ora impari a guidarla. Quindi chiappettino fuori, avvicinati verso lo specchietto come se lo volessi baciare e mi raccomando non tirare dritto il culo. Che bella scondinzolata! Sono finito, distrutto. Bene, il frullatore è in moto. Adesso mettiamo in moto la moto vera. Eccoci qua! Una moto per uomini! Da uomini per uomini! Piedino sul frenino. Via! Tutto! Oh.
volta. Madonna, sei incazzata la BMW S1000RR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 R
dentro. Questa moto ci piace, ma soprattutto la ricomprerei? Abbiamo tanti punti a favore, altrettanti a sfavore. Ma andiamo con ordine. Tra i pro abbiamo sicuramente la bellezza di questa moto. Il verde Kawasaki, le linee affilate, il muso cattivo come l'aglio ti fanno perdere la testa. Io me ne sono innamorato sin dal primo momento e lo stesso vale ai passanti, i quali girano la testolina appena la vedono. Vi dico solo che più persone si sono interessate alla Verdone in questi 2 mesi che in 2 anni con la 09 e questo mi fa alquanto riflettere. Sempre tra i pro aggiungerei il fatto che finalmente ho una moto che riesco a sfruttare, non dico al 100% ma almeno al 95%. Essendo un 636 che gira intorno ai 18.000 giri, sono costretto a stare giù di marcia e su di giri. E questo mi permette di sfruttare appieno la moto, almeno le prime 3 marce, e farla cantare in mezzo alle curve. Continuiamo con i pregi e aggiungiamo la seduta comoda, dove abbiamo la triangolazione manubrio, pedane, sella, che non è estrema, la quale infatti è una via di mezzo tra le super sportive e le naked. Ora andiamo ad analizzare i 3 tasti dolenti di questa moto, ovvero i suoi contro. Al primo posto metterei l'acceleratore a cavo, il quale nel 2024 su una moto di ultima generazione e così prestigiosa come la Verdone non ha senso di esistere. Non avendo dunque i ride-by-wire non monta nemmeno i blipper, quindi carterino rosso per mamma Kawasaki. Al secondo posto troviamo il freno posteriore, il quale è praticamente inesistente. Tutto questo è molto strano perché sia i tubi anteriori che quelli posteriori sono in treccia, ma la moto continua a non frenare. Forse ho rodato male io il freno posteriore perché non si è mai vista una giapponese con i freni balordi. Last but not least abbiamo i consumi. Questa non è una moto, è una petroliera su ruote. Sulla carta è un 636, ma quando si tratta di bere diventa assolutamente un 1000 e con i prezzi attuali della benzina questo è un grande malus. Quindi, per rispondere alla domanda, la ricompreresti? Ecco, attualmente non ho la risposta, in quanto ho la moto da 2-3 mesi. A fine stagione, quando avrò le idee più chiare, vi darò le mie ultime considerazioni. Sempre se non la lancio, mi stendono di nuovo in rotonda. Cioè, questa è qualità low budget, eh? Già quella lì si vedrà una ripresa di merda. Voglio vedere dopo il risultato. Per rispettare la normativa, Per rispettare la nuova normativa, la perla verde perde qualche cavallo, acquista qualche chilo in più, come ho fatto io dopo il cenone di Pasqua e di Natale. Cazzo ridi? Questa era una battuta? Sì, era una battuta. Cringe? No! Meno male che sono fidanzato e la mia ragazza mi accetta anche con un qualche chilo in più, quindi anche voi potete accettare la nuova versione. Lo so! Vedremo se tagliare questa scena in post-produzione. Cioè, il cervello è così stupido, ho bisogno di... Sono un biker, non una lavandaia. Ho detto, sono un biker, non una lavandaia.